bene. Dopo un po' di tempo, circa un mesetto, finalmente sto provando il mio nuovo gimbal. Ovviamente queste sono prove tecniche di trasmissione che mi serviranno per capire un attimo se portarmelo in viaggio o meno o che cosa ci posso fare. Queste sono le piccole, come si dice, riprese a prova. Faccio anche dei movimenti bruschi per vedere un attimo se traballa, anche se questa cosa poi la posso vedere un attimo. Dopo a video. L'unica cosa che vorrei capire è se posso anche ribaltare la situazione o meno. Che questo adesso è dritto, però per fare le riprese storte, insomma, non so se è l'ideale. Però diciamo che sostanzialmente non è male così. Anche se questo formato poi riportandolo via non so se esce bene. Prossime prove lo devo fare io qua, girati. Devo fare sulla action cam le prossime prove. Intanto faccio un giro panoramico di termoli per provare questa cosa. Vediamo se va. Mi faccio tutta la passeggiata e vediamo un attimo come va la situazione. Diciamo un aggeggio del genere si usa per la stabilizzazione, quindi visto che io sto con il cellulare. Movimento, non dico che mi metto pure a correre, ma poi accelero il passo, vediamo che succede. Ops, segue movimenti fluidi da quello che ho visto. Là. Faccio vedere un piccolo pezzo del lungomare di Termoli. Vediamo come se la cava sta cosa. Vediamo come se la cava. Fino al castello.
realizzato su tre assi. Adesso iniziamo un po' di movimenti, vediamo quanto è stabile. Castelluccio. Cornacchie. Natura selvaggia. Dove si sposerà la gente? Forse. Roma. Ah, largo destra, girone, cattiva.
Sì, dovrebbero essere fluidi i movimenti. Però non è che ci si può scommettere al 100% praticamente. Questa è la verità. Controsole un po'.